io quando ho letto i 6 punti che lui ha enunciato alle sardine, ho detto che qualunque persona di buon senso si riconosce nei primi 5 di sicuro. Nel sesto io mi riconosco in metà, la penso diversamente sui decreti sicurezza. Ma mi riconosco su 5 punti e mezzo. Sei, perché quando tu dici che l'importante è occuparsi dei problemi seri e farlo in modo civile, che se hai una carica istituzionale devi servire l'istituzione e non il partito che ti ha messo lì, che devi confrontarti con civiltà, che devi cercare di dire la verità e non mentire, cioè dici delle cose che il fatto stesso di doverle dire implica il momento drammatico in cui stiamo vivendo. Cioè il fatto stesso che dobbiamo ricordarci che le parole che bisogna dire anche in un confronto aspro sono parole di verità. È drammatico perché vuol dire che abbiamo raggiunto un livello insostenibile ed è probabilmente uno dei motivi per cui noi stiamo arretrando più di altre nazioni. Perché la cosa che a me preoccupa di più, al di là di centro, destra e sinistra, è il fatto che noi siamo la nazione che cresce ormai di meno da 20 anni in Europa. Con l'alternanza di sinistra, centro, destra, grillini, non grillini, con cambi di governo repentini, con qualunque tipo di maggioranza, noi siamo l'unica nazione che non è cresciuta negli ultimi 20 anni. Per cui la cosa seria sarebbe quella di mettersi lì e pensare, togliendosi un attimo le divise in una stanza chiusa in cui non ci sia pubblico che ti vede, e capire perché realmente noi non riusciamo a crescere. Perché se noi non cresciamo, cosa significa? Che rimarranno nel nostro paese solo i lavori più beceri, quelli meno pagati. E quindi l'ambizione di far crescere la ricchezza anche dei lavoratori sarà sempre più una speranza vana, Cosa perché vede in se non questa cresce manovra la per la qualità del crescita? lavoro, non cresce neanche lo Cosa stipendio. vede in questa manovra per la crescita?